Ma ciao YouTubini, benvenuti ad un nuovissimo video di Gaetano Donati. Se non lo fai ancora, seguimi ora sul mio profilo Instagram gaetano.donati e qui su YouTube al mio profilo Gaetano Donati. Quindi iscriviti, cioè non iscrivimi, iscriviti al mio canale YouTube e così resterete sempre aggiornati su tutte le ultimissime novità. Allora, cari YouTube, bene, oggi parliamo dell'ormai terminato sabato Amici di Maria De Filippi. Come ben sapete, Amici 2021 o 2020, no, 2020 è terminato venerdì, cioè sabato, con la vittoria di Giulia. Allora, questa puntata di Amici, questa finale, ha avuto davvero tantissimi spettatori. Infatti lo share è stato davvero molto, ma molto grande. E naturalmente non come sempre ci sono molte persone che non volevano vincesse Giulia, e perché giustamente ognuno ha un proprio preferito. Allora, devo dire che questa edizione di Amici io personalmente non l'ho vista intensamente, cioè avrò visto due o tre puntate forse, quindi, e non ho seguito neanche la finale. Però Giulia l'ho intravista qualche volta ed era molto carina, molto simpatica, poi rideva sempre, quindi super super positiva. Io vi leggo intanto questo articolo che sta caricando di leggo.it, questa è la fonte, che dice: che è successo? Non riesco a credere che Sabbia. Ok, scusate, non riesco a credere, lo rileggo da capo. Allora, che è successo? Non riesco a credere che sabato abbia vinto lei. Naturalmente si riferiscono a Giulia. Andiamo nel dettaglio. Amici di Maria De Filippi, Giulia Stabile, 19 anni, romana del quartiere di Monte Mario, dalla risata tanto particolare quanto vera, è lei ed è la prima donna in 20 anni di programma che si aggiudica la coppa nel ballo. Passione fin da quando era piccolissima, sul braccio ha tatuati i numeri dei passi di danza. Sono entrata ad Amici pensando di non riuscire nemmeno a prendere il banco e invece non solo vince 150.000 euro in gettoni d'oro, più il premio team della platea, ma trova pure l'amore, il primo bacio a San Giovanni, secondo classificato a lui il premio della critica ACI. Sono stordita, ho dormito 2 ore, è tutto bellissimo, dice fuori dagli studi Helios di Roma. Allora, innanzitutto, devo dire che sembrano una coppia davvero molto, ma molto carini, sia lei che San Giovanni, e mi piacciono davvero tantissimo le canzoni di San Giovanni, e tipo Lady, Mi Manchi, queste canzoni qua sono veramente molto, molto carine, forse perché anche ascoltandole spesso su TikTok, cioè veramente sono molto, ma molto belle. Sulla coppa c'è scritto Amici, ha detto subito dopo averla ricevuta. Sì, perché non ho mai vinto. No, sì, perché non ne ho mai vinte. Questa è la prima che mi porto a casa e la dedico a chi mi ha sempre sostenuto. E ride, come sempre, la nostra positiva Giulia. La sua prima coppa, ma non il suo primo talent show. Infatti Giulia aveva partecipato a Ti lascio una canzone nel corpo di ballo. La maestra Lorella Cuccarini, infatti, mi ha mostrato un video in cui abbiamo ballato insieme. È stata un'esperienza diversa da questa. Cosa mette nello zaino dei ricordi di Amici? Una frase di Maria: cretina, smetti di pensare di essere brutta. Sei bella, non ho mai avuto fiducia in me stessa, dice Giulia. Ho sognato per anni di diventare Etoil. Ho provato a entrare in accademia, ma non avevo le doti. Ho un fisico semplice, da muovere, che non ho avuto problemi con l'alimentazione, ma non è detto. Ma non adatto al balletto classico. Ad Amici si vince restando se stessi. È piaciuta anche la mia risata, meno male, visto che per anni mi sono sentita dire che non piaceva. Spero di essere un buon esempio per gli altri. Il momento più bello? Quando preparavo le esibizioni sul bullismo, lei lo ha subito in passato, infatti, ho avuto il mio primo attacco di panico. Ero emotivamente a pezzi, ce l'ho fatta grazie a Sangio e Maria. È stato il momento più brutto, ma anche quello più bello. Nonostante c'è la sua giovanissima età, devo dire che è una ragazza davvero molto,
molto profonda. Ha paura di uscire? Un po' sì, amici è un mondo a parte, fuori da qui magari un viaggio con Sanjo, ma questo facciamolo decidere a lui. E ride di nuovo. Quindi questo era l'articolo di Leggo.it. Voi, per chi avete votato, cioè siete contenti della vittoria di Giulia oppure preferivate Sangiovese? Sì, Sangiovese come il vino. Sì, Sangiovese si chiama. Scusate, ogni tanto sono molto confuso. Comunque, chi era il vostro concorrente preferito di Amici? Quindi chi volevate vincesse? E scrivetemelo nei commenti. Un bacio a tutti dal vostro Gaetano Donati.